Oggi giochiamo a Mini Park, un gioco nel quale dovremo cercare di comporre il parco in base alle tessere che piazzeremo, faremo i relativi punti. Prima di iniziare a giocare, piccola parentesi, il regolamento pare che abbia avuto anche un piccolo aggiornamento, ma noi giocheremo con le regole originali. E gli obiettivi complementari che sono usciti casualmente accanto a ogni personaggio saranno già visibili dall'inizio della partita. Tra l'altro, solitamente dal regolamento bisognerebbe scegliere o tutti gli obiettivi in modalità semplice o tutti gli obiettivi in modalità più complessa, diciamo, in modalità avanzata. Noi abbiamo scelto casualmente alcuni in modalità semplice, altri in modalità complessa, così per fare un bel purpurri di cose. Iniziamo subito a giocare, quindi chi fa il primo giocatore? L'ultimo che è stato in un parco. No, io oggi passando da Milano, quello dei giardini verticali. Prego. Ok, spieghiamo in telecamera come sono usciti gli obiettivi. Il lavoratore, che è uscito nella sua versione avanzata, farà 3 punti per ogni strada che ha almeno una panchina su di essa, più altri 3 punti se l'omino è piazzato sulla strada più lunga. Il ciclista farà un punto per ogni pezzo di strada che compone la sua traiettoria, quindi la modalità facile. Sulla strada in cui era, diciamo. Mm-hmm. Il gatto, piacerà soprattutto a Marianna, lavora sui campi. 4 più la moltiplicazione tra il numero di cespugli e i personaggi che sono presenti. Ma nel campo. Ma per personaggi intendi quelli? Sì. Tutti gli altri sono in modalità facile. Il bambino fa 2 punti per ogni parco giochi che è presente sulla strada nel quale fa parte lui, ok? L'uccellino invece fa 2 punti per ogni tessera foresta nel quale è piazzato, quindi più la foresta è grande fai 2 punti per ogni tessera, e il pesciolino fa 2 punti per ogni tessera lago. E vabbè, qua vedete le associazioni. Sono uscite casualmente anche queste 5 tessere speciali, di quelle disponibili. Il gazebo, che può essere utilizzato come nel conteggio punti come uno qualsiasi tra panchina, palco giochi e cespuglio, quindi un jolly. Questa tessera vale sia come lago sia come foresta. Questa tessera, sia la strada è collegata ma anche i due campi sono collegati. La fontana fa semplicemente 4 punti se la piazza, fine, così. Mentre questo è il contrario del ponte, questo interrompe sia la strada sia il campo. Vediamo che cosa succede. Essendo una costruzione, fai punti per le tessere natura che è adiacenti e le strade chiuse. In questo caso sono un punto perché... Ok, la tessera natura, che fastidio che hai messo al contrario. Sono... Si alza io la stavo guardando prese. Per il mio punto di vista era dritto, per queste che sono storte. Vabbè, per le tessere di tipo diverso, quindi c'è un cespuglio, c'è una natura, quindi sono 2 punti. Questa si può mettere? Sì. Sì. Ok, allora metto questa, così, faccio un punto per la strada e un punto per la natura adiacente. Ok, io prendo la strada e la metto qua. Fai però solo un punto, perché colleghi sono un pezzo di strada. Cioè, ce la metto qua? 2 punti. Uno la strada e uno l'albergare. Rifila, chi prende rifili? C'è una panchina con un pervertito. Bosco, quindi alla fine. Sempre boscaglia è. E abbiamo detto differenti devono essere. Così mi sono tagliato perché qua non c'è natura. E qui un punto solo in ogni caso. Vogliamo fare così, variare.
Anche questi li avessi storti, li mettessi dritti una volta. Io faccio... mi prendo lo sapevo, lo sapevo. Prendo l'omino che sta seduto su questa panchina e farò anche metà dei punti di chi farà l'uccellino. Tocca a me. E tutto e niente. Due punti prima, dammi... No, dammi uno. Un parco giochi. Io volevo prendermi l'uccellino. Tu fai anche metà dei punti di chi fa il ciclista. Prendiamo quella che... Tanto ti do 4. Più metà dei, metà dei punti che fai te con gli omini. Esatto. Intelligentissima, ti sei venuto a prendere anche me. Non sì, anche me. Tu mi sono preso tutte le tutte cespugli soprattutto. È vero. Tua tessera diversa. No, la strada di tessera la tua. No, mi dai quella. Cos'è? Fa vedere, fa vedere. Parco giochi? Parco giochi, però giro così. E faccio solo un punto. Io vorrei il bambino. Che lo puoi mettere giù sul parco giochi. Metti te. E quale? La seconda che fa chiudeva la strada. Interrompeva una strada e una... Questo interrompe tutte, sia la strada. Che... intanto piazzerei questa. Ora già che lo metto. Quindi fa un punto. Due punti. Ora. Allora. Visto che tanto queste due sono collegate. Così non posso metterlo perché viene interrotto. Così. Io sono da questa parte, questa è da questa parte. Un punto natura e un punto. Ah, oh, mi piace questa. Così. Il problema è che se la metto qua. Chiudo al paga la foresta, io non voglio chiudere perché mi serve che il paga faccia punti. Tanto niente rotta. Ah, giusto, niente rotta. Niente rotta, quindi non è la stessa strada. Quindi anche se poi dopo me la collegate non me ne frega più niente. Però se la metto qua almeno due tessere natura faccio due punti. Però è facile che me la è facile che me la collegate. Due punti adesso, tre punti dopo, sicuri. O due punti forse adesso. Però potrebbero esserci. Scusi, mi blocchi, mannaggia. No, no, qua non lo metto di sicuro, sono mica fermo. Facciamo così, una via di mezzo, stiamo un po'... Quindi per il momento sono un punto. Vabbè. Cos'è il parco giochi? Allora, se metto questa, se va per la tangente, no. Ah no, non la posso mettere, vaffalova. Un punto più due, tre punti. Fai due, sono due tessere naturali differenti, cioè due tessere differenti. Niente, paga. Spiegare che tu fai. Che, no, che lui, che qualcuno, che lui sì, prenda il ciclista. No, non gli convierà mai il ciclista. Perché no? Perché fa mezzi punti col pesce e il pesce non è giù. Quindi se prende il pesce fa mezzi punti col bambino, capito? Deve tenere conto di quanti strade, vabbè, di quanti punti fa con la strada e di vaffanculo. Se mi capitava prima lo mettevo lì, niente. Un
2 punti. Adesso forse puoi cambiare col 10. 5. Sì, e 2, 10. Quindi prendiamo qua e speriamo che ci sia un cespuglio direttamente. Stava compagnia. Va bene. Quindi la mettiamo qua. Fai 3 punti per creare la natura. Scusa, prendo questa. Ah, c'è ragione. Stavo guardando se potevi cambiare anche. Io prendo questo per toglierlo a lei. Dai, era un'altra alternativa a cui stavo pensando. Vabbè, per forza ve lo devo togliere. Lei fa punti con il gatto. Ah, io ti faccio fare punti. Mettiamo qua, faccio un punto per la tessera natura. Esatto, punti con te. E un punto per la strada. Anzi no, scusi, sì. Strada con cespugli. Ma se mettevi giù la strada con cespugli facevi fare punti a me, quindi facevi punti a te. Ma siccome tu il favore non è che me l'hai cambiato. Ma io non ti ho impedito niente. Metto qua. Quindi panchina e albero. Aspetta, dai un 5. Niente, non ce la faccio io con le conversioni. 3, grazie. Prendo questa. Giusto. 2 punti. Vai dare un 3. Esatto, dammi. Niente, non ce la faccio a convertire le cose oggi. Non ce la... Vabbè, cioè, è così, dai 3 punti. Tu fai... Ah, ma chi se ne frega di te, è vero? Se sono io che faccio... La panchina. Metti a stragheggiare le panchine. Le panchine, esatto. Fatti qua. Ma in realtà io vorrei fare un po' più di punti, infatti, però vabbè. Prendo questa. Quindi 2 punti. Fai tu. 2? Sì. Te li puoi cambiare. Sì, bravo. E te li puoi cambiare a tua volta. E di nuovo sì. Vinci da te. Io sono più scarso comunque per il momento. Qua? Io devo togliere i laghetti a Ivan. No, lo metto qua in mezzo. Lo sapevo che... Tanto c'è la strada in mezzo e li separa, quindi... Cioè non poteva mettere un'acqua qua. No, quindi. Sì, certo. Quindi, 1, 2. Ok, io metto questo. Un altro baby park. 1, 2. Io prendo l'omino, cioè prendo il pesciolino con... Ah, stavo dicendo... cioè ci scompone, scompensa il... Ci scompensa. Ci scompescia. Tieni. Quella è acqua che terra. Chissà cosa sarà. Direi che ha senso così. Ma cos'è? Perché è impennato il pesce? Sta saltando. Esatto. Vado io. Io prendo sempre da qui che mi piace. Cos'è? Una gabbia. Un parco giochi. È sempre una gabbia. Sì, vabbè. Quindi il parco giochi dover... non sicuramente di lì. Dove rinchiudere i bambini. 1, 2. Qua. C'è un 3, se vuoi darmi un 3. Ah, pure detto no. Cioè tu hai guardato per cambiare e hai detto pure di no. Fare una nuova strada con la panchina la lascio fare direttamente a te. Credo che sia l'ultimo giro. Sì. Io prendo invece... Porca boia! Invece no. Allora, io prendo punti da quest'area e quest'area qua, perché sono collegate qui. 1, 2, 3. Quindi un parco giochi... devi scegliere se fare punti te o non farli fare a me. Ti ricordo che siamo marito e moglie. Questo ricatto non vale, io non voglio più giocare con tutte e due insieme. O faccio fare 2 punti a lei, o faccio 3 punti io, faccio 3 punti io. Beh, certo, scusami. Mi sembra giusto così, ne faccio. Teatrio, se lo metto qua... Che poi devi far prescindere? Ah no, no. Sono 2 tessere natura, 2 tessere natura. C'è un punto che ci sono 3 tessere natura. No. Quindi metto qua, da quest'altra parte c'è un parchetto, quindi 2 punti. Vabbè, io metto questo qui. Allora, partiamo da Ivan che è primo, giusto? No, io ero il primo. Giusto, te che è il primo. Allora, punti uccello. 2 punti per ogni testa, 2, 4 e 6. E vanno 3. Il gatto, numero di cespugli nelle due zone? 1, 2, 3.
4, 5, 6. 6 per i personaggi? 1, 2, 3, 4. 6 per 4, 24. 6 per 4, 24. 24 più 4 è 24. Ah. A me la metà. Che sono grande, 14. Mary. Io faccio 3 punti per ogni strada con almeno una panchina. 3, 6, 9, 12, 15. Questa no. Ah, perché sono divise, giusto? 15. 15. Più 2 su quella più grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. 18 punti. Io faccio la metà dei tuoi. Cacchio, te la dovevo interrompere prima quella strada. No, beh, io l'ho aggiunta dopo, 2 punti per ogni bambino. Sì. Cioè per ogni paio, 2, 4, 6, 8. 5, e 8. Ivan fa 4 punti. Aspetta, allora ho già preso i tuoi. E Ivan ne fa 4. E io faccio 8 punti. 2 punti per ogni 8 ragazza. Che non ci sono, 3, 4 e quanti che ne devi contare? 4 in più, contate 50. 31 21 19 noi due proprio tristezza noi due 33 okay. Quindi vince l'area. Grazie.